altri guantoni da box, disse Jules. È tutto troppo grande per me. Risalire quel fiume era come viaggiare indietro nel tempo, sino ai più lontani albori del mondo, quando la vegetazione cresceva sfrenata. Sono stati eliminati in maniera che una storia apparentemente inverosimile possa reggere come una semplice realtà. I lunghi tratti di quel fiume sono procedito con delle sofisticazioni. Sei uno sciocchino e adesso sta zitto sulle secchie argentee e intanto sorridi. Uno dei malintesi che dominano la nozione di biblioteca è che si vada in biblioteca per cercare un libro di cui si conosce il titolo. In verità accade sovente di andare in biblioteca perché si vuole un libro di cui si conosce il titolo, ma la principale funzione della biblioteca è di scoprire dei libri di cui non si sospettava l'esistenza e che tuttavia si scopre essere di estrema importanza per noi. Buon pomeriggio, bentrovati. Quello che ho appena letto è un brano tratto da Sette anni di desiderio di Umberto Eco del 1983. E ho scelto questo brano perché oggi parliamo di biblioteche, di quello che rappresentano le biblioteche per chi le frequenta e per l'intero territorio su cui sorgono. Parliamo di promozione della lettura in questo periodo, delle reazioni alle limitazioni, delle idee attuate per superare le restrizioni e del futuro delle biblioteche. Parliamo di biblioteche e lo facciamo parlando di quelle che sorgono in Terra di Bari nel secondo appuntamento di Leggere Parole, l'iniziativa organizzata dalla Fondazione di Vagno per i Granai del Sapere in collaborazione con il sostegno della città metropolitana di Bari. È un confronto per capire come sono cambiate e come si sono adattate al nostro tempo le biblioteche, da tempo sinonimo di socialità, di concentrazione, di condivisione. E ne parleremo con tante ospiti che vi presenterò tra poco, non prima però di aver passato la parola a Filippo Giannuzzi, che è segretario generale della Fondazione Giuseppe di Vagno, che ci parlerà anche di quello che sarà la Community Library di Conversano, e a Katia Sportelli, assessora alla cultura del Comune di Conversano. A te, Filippo. Grazie Anna Maria, buon pomeriggio e benvenute a tutte le partecipanti. Mi sento un po' solo, siete tutte femminucce, per una volta tanto non ci saranno problemi o rimostranze sulla parità di genere, naturalmente. Si dice per scherzare, ma benvenute a questo secondo appuntamento di Leggere Parole. E, Covid, non Covid, cultura, Zoom, piattaforme, web, insomma, c'è chi è ultra gasato, ultra entusiasta di quello che sta succedendo, c'è chi invece non ne può più. La realtà è, insomma, che è questa intanto, e quindi non dobbiamo cedere alla tentazione di fermarci, di sospendere, e dobbiamo capire, comprendere che c'è questa situazione, ma c'è anche una tecnologia a disposizione, e questa tecnologia va studiata, va capita, va compresa, vanno compresi i linguaggi e come si modificheranno, come si trasformeranno i linguaggi culturali, e questo, diciamo, è un test molto molto importante, che naturalmente nessuno riconoscerà a tutti quelli che operano nel mondo della cultura, ma insomma, ma tante, è il nostro destino di aver scelto un mestiere poco riconosciuto a volte, ma bellissimo. Dunque io volevo semplicemente riportare alcune date per capire un po' quello che è successo quest'anno, e per entrare dentro la questione e poi cedere la parola alla nostra padrona di casa, al padrone di casa del Comune di Conversano, dove la Fondazione di Vagno ha sede nel monastero di San Benedetto, quindi di proprietà del Comune di Conversano, perché noi come biblioteca siamo fermi da un po' di tempo, perché sono in corso i lavori della Community Library, del progetto Smart in Puglia. Parliamo di futuro, di prossimo futuro, perché ci siamo quasi, e quindi lascerò alla nostra assessora alla cultura del Comune di Conversano di un po' anticipare la presentazione della futura Community Library, e naturalmente anche di parlare del sistema bibliotecario a Conversano, che è un sistema che è
bello, bello presente, perché non c'è soltanto la biblioteca civica e quella della Fondazione di Bagno, ma c'è anche la biblioteca del seminario vescovile e altre piccole. Allora, mi dicono che c'è qualche problema forse sulla ricezione del segnale di Filippo Giannuzzi. Vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Ditemi subito. Allora io dico con Filippo Giannuzzi torniamo a collegarci più. Ecco, è tornato, eccolo qui. Allora, dove mi ero? Dov'ero? Anna Maria, aiutami. Ieri alla presentazione, diciamo, quando hai annunciato che della Community Library parlerà l'assessore cultura del Comune di Conversano. Perfetto. Benissimo. Allora, dicevamo, 8 marzo è la data in cui c'è la chiusura di tutto, lockdown nazionale, chiudono i musei, le biblioteche, gli archivi e tutti i luoghi della cultura. Il 16 maggio si vede uno spiraglio di luce, si riaprono naturalmente a condizione di rispettare tutte le misure di prevenzione, di contenimento e quindi tutte le cose che sappiamo già, mascherine, distanza, distanziamenti, pulizie, sanificazioni varie. E allora probabilmente potremmo ricollegarci con Filippo Giannuzzi tra qualche minuto. Intanto magari io posso presentare i nostri ospiti, perché magari risentiamo Filippo, risentiamo e sentiremo anche l'assessore del Comune di Conversano. Intanto posso introdurvi le persone, le ospiti, insomma le donne con cui parleremo questo pomeriggio di biblioteche. Dunque io saluto e le saluto tutte quante insieme Lisa Di Turi, che è la responsabile del Polo Bibliotecario Terra di Bari, che ci parlerà della Biblioteca dei Gemmis. Ancora Anna Vita Perrone, che è la dirigente della Teca del Mediterraneo per la Regione Puglia, e poi Marianna Capozza, che è la direttrice della Biblioteca Prospero Rendella di Monopoli, Rossana Delfine, assessora con delega alla cultura del Comune di Putignano, e lei ci parlerà della Biblioteca dei Niccolis Angelini, e Stefania Liverini, che noi conosciamo benissimo, noi della Fondazione di Bagno, che è dirigente delle aree politiche e culturali, ci parlerà della Biblioteca dei Bambini di Conversano. E poi in fatto di Biblioteca dei Bambini, in questo caso dei ragazzi e delle ragazze, abbiamo Clementina Tagliaferro, che è la coordinatrice della Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze di Bari. Benvenute a tutte. E allora io mi dicono che possiamo ricollegarci con l'assessore. Allora, prima di parlare con voi, torniamo a collegarci con l'assessora del comune di Conversano, l'assessore alla cultura. Prego, Katia. Sì. Buon pomeriggio a tutte. Mi sentite? Perfetto, perfetto. Buon pomeriggio. Innanzitutto, come dire, vorrei iniziare il mio intervento ringraziando Filippo Giannuzzi e tutta l'azione di Bagno per lo straordinario lavoro che costantemente fanno ormai da anni sul territorio e che si riversa in qualche modo sul territorio. Quindi grazie per l'invito, sono felicissima di essere qui e come dicevo a Filippo, in realtà qualche giorno fa parlavamo proprio del progetto della Community Library e dicevo che quasi mi sembra quasi di chiudere un cerchio. Il progetto è nato insomma diversi anni fa e finalmente è quasi a compimento, no? È quasi nella fase finale insomma della sua realizzazione e speriamo al più presto di vederlo operativo. Diciamo che l'idea della Community Library, che nasce formalmente nel 2017, ma in realtà anche un po' prima, nasce proprio da una parte dalla necessità in qualche modo di ampliare gli spazi proprio legati alla fondazione, proprio per i recenti, i costanti, la costante acquisizione insomma di nuovi testi e nuovi libri, e dall'altra in qualche modo la necessità del territorio conversano, del comune di Conversano, di rimodulare gli spazi, riabilitare alcuni spazi. Infatti è proprio da qui che in qualche modo vorrei partire, sarò brevissima perché non voglio come dire togliere spazio alle nostre gradite
ospiti. In realtà nasce proprio da questo, voler riabilitare uno spazio. Siamo all'interno dell'ex monastero di San Benedetto, uno spazio di importanza storica, architettonica, infrastrutturale veramente rilevante. Nasce proprio da questo, dal fatto di, come dire, vedere in principio degli spazi che erano inutilizzati in qualche modo e che andavano ristrutturati, e parlo proprio di contenitore culturale. E l'idea della Community Library nasce proprio da questo, riadattare questi spazi per renderli innanzitutto fruibili, perché questo un po' è il senso del progetto in sé. Spazi che erano destinati, no, in qualche modo, che inizialmente facevano parte dell'ex monastero di San Benedetto, ma soprattutto di una rete, in qualche modo, modo di abbazie e conventi benedettini che a loro volta al loro interno avevano questa rete di conoscenze e di saperi. Quindi in qualche modo si presta perfettamente a quello che è il progetto di promozione culturale, che sono i granelli del sapere, e poi all'interno di questa del progetto della Community Library. Questo è importante perché, questo passaggio è importante perché in qualche modo è come se si volesse ricalcare un po' quello che è stato il passato, quella che è la storia di un territorio, per riadattarla a questo progetto, come dire, innovativo. Quindi si respira nelle pareti di queste stanze, in questi nuovi ambienti che ho avuto occasione proprio di vedere di nuovo poco fa proprio con Filippo. Quindi si respira questa aria del passato in un contesto decisamente nuovo e riadattato, in un contesto innovativo in qualche modo, perché uno dei, come dicevamo con Filippo, uno degli obiettivi ovviamente della Community Library non è soltanto quello di cercare di attirare, focalizzare un'attenzione fisica nell'utilizzo proprio della biblioteca in senso stretto, ma anche in qualche modo di creare una sorta di rete che possa interfacciarsi con tutte le realtà bibliotecarie, non soltanto del territorio, ma anche dei territori circostanti. Questo è l'obiettivo, quindi in qualche modo anche digitalizzare l'offerta, perché sappiamo, in realtà viviamo in un contesto storico che è in costante evoluzione, e quindi ci rendiamo conto in qualche modo che dobbiamo essere al passo con i tempi per poter attrarre un pubblico più largo possibile, un target di pubblico più ampio possibile. E quindi da qui nasce proprio l'idea, creare la rete all'interno proprio delle biblioteche, non soltanto, ma anche dei centri studi che noi abbiamo nel nostro territorio, e di creare proprio questa sinergia tra le realtà, tra le biblioteche. Noi abbiamo anche un'altra biblioteca, che è la biblioteca civica Marangelli, che è una biblioteca noi potremmo definire tradizionale in qualche modo, e che ci auspichiamo e speriamo di poter innovare seguendo un po' il percorso, insomma, che abbiamo fatto con la fondazione proprio per la Community Library. Speriamo di poterlo fare al più presto e di rendere fruibili anche quei meravigliosi spazi che fanno parte appunto del plesso, insomma, di San Giuseppe, che è proprio all'interno del centro storico, quindi si adatta perfettamente al contesto. Questo è l'obiettivo, in qualche modo è quello che è la visione generale del comune di Conversano, o meglio della diffusione della cultura. Parlo di diffusione perché tutto nasce in realtà dal nostro polo museale diffuso. Noi abbiamo un polo museale estremamente diffuso, lo chiamo proprio così perché abbiamo da una parte la parte dedicata al castello e alla pinacoteca, con le sezioni permanenti e temporanee, e dall'altra il monastero di San Benedetto con la sezione archeologica. In qualche modo abbiamo voluto questo polo museale diffuso non soltanto per la sua conformazione proprio architettonica, ma anche perché in qualche modo abbiamo concretizzato quella che spesso, come dire, si nomina, che è la rete. L'abbiamo concretizzata proprio creando questo polo museale diffuso, al quale si aggancia perfettamente un polo archivistico bibliotecario. Quindi, diciamo, come dire, parlando un po' del futuro, volendo, come dire, essere ottimisti verso il futuro, l'idea è proprio questa, di creare una sorta di gestione proprio non soltanto del polo museale diffuso, ma anche del polo archivistico bibliotecario, in modo tale da poterlo implementare, valorizzare, ma soprattutto, la cosa più importante, creare degli spazi di co-working,
che in qualche modo rendano fruibili il territorio, il patrimonio, ma ovviamente anche l'essenza stessa della biblioteca. Quindi volevo, come dire, fare una sorta di brevissimo riassunto di quello che è stato il corso, anche abbastanza articolato, per poter arrivare a questo obiettivo, ma soprattutto quello che mi sento di dire, ovviamente, è che l'augurio in realtà che faccio è, da una parte, di continuare a coltivare la cultura come condivisione, come promozione del territorio, come promozione della lettura, visto che siamo estremamente in tema, e soprattutto del sistema bibliotecario. E dall'altra, gli auguri che faccio personalmente alla Fondazione di Magno è di poter proseguire al più presto con la chiusura dei lavori e vedere realizzato finalmente un progetto che va avanti da molto molto tempo. Grazie a tutti. Grazie. Devo dire, disattivare, perfetto. No, volevo dirle che noi speriamo di fare una grandissima festa di apertura di questa della Community Library, quindi, insomma, alla quale inviteremo naturalmente anche tutte quante le nostre ospiti, perché siamo davvero fieri e orgogliosi di viverci dentro, di vivere in questa Community Library, e quindi di averla proprio qui a portata di mano, come speriamo poi prendano l'abitudine di fare anche tutte le persone che frequentano questo territorio e anche persone che verranno da fuori, ne siamo certi. E allora entriamo direttamente in argomento. Filippo Giannuzzi, segretario generale della Fondazione, lo ritroveremo appuntamento, il tempo di sistemare dei problemi tecnici, ma lo riavremo qui con noi, così potrà anche parlarci lui di questo progetto, che in realtà va avanti già dal 29 dicembre, perché il primo appuntamento con Leggere Parole si è svolto il 29 dicembre del 2020. Abbiamo fatto 12 ore di più o meno 12 incontri, non 12 ore, 12 incontri in cui abbiamo parlato del diario, abbiamo fatto un diario del 2020, abbiamo parlato di tutti gli aspetti che hanno segnato l'anno appena passato. E allora parliamo di biblioteche, lo facciamo partendo da una voce molto giovane, che è quella di Eija Gariani, perché noi abbiamo chiesto a tanti ragazzi e a tante ragazze di parlarci delle loro biblioteche. Eija Gariani ha 21 anni e di Rutigliano, vediamo lei che dice. Salve, sono Eija, sono una studentessa 21enne di Rutigliano. Purtroppo durante la pandemia non ho potuto usufruire della biblioteca comunale del mio paese, in quanto è in corso una ristrutturazione e non ci è stato fornito nessun altro spazio dove poter continuare a studiare. Dunque ho usufruito della biblioteca comunale di Mola di Bari, la quale ha rispettato le restrizioni dovute alla pandemia in maniera esemplare. Innanzitutto per quanto riguarda la collocazione delle postazioni, le quali erano separate da un metro, a volte anche più, di distanza. In secondo luogo, per quanto riguarda i dispenser, che erano disponibili in vari punti, appunto, della biblioteca. Inoltre, gli studenti ovviamente utilizzavano tutti quanti la mascherina e i custodi erano molto, molto, molto attenti a questa norma, e appena qualcuno di noi non la rispettava, questo veniva richiamato, addirittura allontanato. Cosa mi aspetto per il futuro? Mi aspetto sicuramente che ci si sia resi conto dell'importanza delle biblioteche, delle aule studio per la formazione degli studenti, e dunque che vengano dedicati spazi più ampi a questo fine, in quanto uno dei problemi principali con il quale ci siamo scontrati durante la pandemia è la mancanza di posti, in quanto ovviamente andando a distanziare gli studenti un metro dall'altro, i posti si vanno più che a dimezzare. Inoltre, destinando spazi più ampi alle biblioteche, si permetterebbe a queste di ospitare eventi o percorsi. Inoltre, mi auguro che le connessioni internet delle biblioteche vengano potenziate, in quanto chi magari non ha una connessione internet abbastanza potente nella propria casa avrebbe comunque potuto seguire le lezioni in biblioteca. Ciò a volte non è stato possibile perché magari in alcune biblioteche o la connessione non funziona bene oppure manca del tutto. Dunque mi auguro si presti più attenzione anche a questo aspetto.
E allora, Eija Gariani, 21 anni, di Rutigliano, lei andava a Mola di Bari perché la biblioteca nel suo paese era chiusa, quindi andava a Mola di Bari per studiare, ha parlato del personale molto attento, delle distanze, di tutto, degli ingressi contingentati, del fatto che venivano allontanate le persone che non seguivano le regole, e poi ha parlato del futuro delle biblioteche per lei. Quali sono due punti principali? Innanzitutto il potenziamento delle reti delle biblioteche, perché così chi ha una connessione lenta a casa può anche venire a seguire le lezioni direttamente in biblioteca. E poi ancora, lei spera che ci si renda conto, che la gente si sia resa conto dell'importanza delle biblioteche e delle aule studio. Ha anche parlato della necessità di avere delle aule molto più grandi per accogliere gli studenti, visto anche il momento che stiamo vivendo. Questo è quello che ha detto lei, poi conosceremo i pareri di altre due persone nel corso della conversazione. Però io vorrei che voi presentaste le vostre biblioteche, anche per chi magari non le ha mai frequentate, per chi non le conosce, anche per invitare le persone a spostarsi e per far capire alle persone che se un volume non si trova in una città non necessariamente non deve trovarlo anche nelle altre, quindi ci si può spostare tranquillamente, fare una sorta di peregrinaggio delle biblioteche. Con questo vogliamo invitare le persone a farlo. E allora partiamo dalla biblioteca De Gemmis. La dottoressa Marilisa Di Turi è qui in rappresentanza anche di Francesca Pietroforte, che era delegata alla cultura della città metropolitana di Bari. Partiamo da lei. Buon pomeriggio a tutti, porto i saluti della dottoressa Francesca Pietroforte, molto rammaricata di non essere presente, lei è sempre sensibile non solo al mondo della cultura ma al mondo delle biblioteche in particolare. Io lavoro presso la Biblioteca De Gemmis e mi occupo del polo SBN. Ormai è un'esperienza ventennale quasi, perché abbiamo iniziato nel 97, nel 2003 abbiamo statuito questo polo insieme alla Biblioteca Nazionale di Bari, con cui condividiamo la responsabilità. E c'è sempre stato il sostegno della provincia prima e della città metropolitana poi, proprio perché c'è una particolare attenzione a tutti i comuni che fanno parte della terra di Bari, ma non solo, alla Puglia, posso dirlo. E abbiamo sempre lavorato in sinergia con gli altri enti locali, ma anche con altre biblioteche appartenenti a enti differenti, enti privati, enti ecclesiastici, fondazioni, vari tipi di istituzioni. Il nostro intento è quello di creare un catalogo unico del posseduto delle biblioteche che appartengono alla terra di Bari. Ne abbiamo 57 al momento, e il catalogo è sempre accessibile via web, in modalità remota, in varie modalità. Proprio quest'anno abbiamo attivato un altro catalogo online, il nuovo OPAC, che ha anche altre funzioni. Proprio per il Covid abbiamo avuto particolare attenzione ai servizi che le biblioteche possono offrire, e ci siamo posti come obiettivo quello di semplificare l'accesso per gli utenti a quelli che sono i contenuti dei libri, degli ebook, i contenuti digitali. C'è un progetto della città metropolitana di Bari che interessa proprio le biblioteche e che sarà ormai sviluppato nei prossimi mesi, perché è in fase proprio di affidamento, quindi sarà operativo a brevissimo. Sentivo la collega che parlava dello sviluppo, anzi no, l'intervento del lettore, della lettrice, che parlava del potenziamento della rete in biblioteca. È quello che faremo. La città metropolitana doterà di un sistema wifi tutte le biblioteche comunali del territorio, grazie a questo progetto Bari Guest Card, risorse digitali in rete. E quindi avrei voluto che ne parlasse la dottoressa Pietroforte, perché l'avrebbe fatto meglio di me, ma è un nostro obiettivo quello di potenziare non solo le reti ma anche i servizi digitali delle biblioteche, in un'ottica di maggiore accessibilità dei contenuti, delle collezioni librarie. Proprio per il Covid, per l'emergenza sanitaria, bisogna rafforzare questi servizi.
E molte biblioteche fanno parte del polo SBN Terra di Bari e io sono a disposizione anche per poter configurare ulteriori servizi che abbiamo attivato proprio in questo momento, che sono anche la prenotazione del posto a sedere in sala per lo studio o un calendario degli orari di apertura. Ogni biblioteca può farlo e dare l'accesso immediato all'utente in modalità remota via internet. Ci saranno sicuramente altre attività che porremo in essere grazie proprio al piano strategico metropolitano, che è rivolto in parte alle biblioteche che fanno parte della rete SBN del Polo Terra di Bari. Non so, la Biblioteca dei Gemmis tra l'altro ha sempre avuto la vocazione di estendere il suo interesse alla Puglia, prima alla storia del Mezzogiorno, perché la sua, diciamo, nascita è relativa al barone De Gemmis, che donò la sua biblioteca, che aveva una collezione di testi, manoscritti proprio sulla storia del Mezzogiorno, sul Regno delle Due Sicilie. E abbiamo esteso la nostra attenzione anche a materiali un po' diversi adesso, che incontrano il favore dei lettori. La biblioteca è a Bari, siamo aperti, nonostante il Covid, anche noi siamo interessati da lavori di ristrutturazione che fanno capo a un finanziamento della Community Library della Regione Puglia. E al momento stiamo funzionalizzando alcuni servizi e movimentando il nostro patrimonio, le nostre collezioni, ma contiamo di essere veramente operativi dal mese prossimo. Intanto la ringrazio, per lei ha anticipato anche delle risposte a domande che le avrei fatto in seguito, ma va bene così, e quindi ci ha dato una serie di belle notizie, quindi noi siamo contenti di averle ascoltate. La dottoressa Navita Perrone è la dirigente della Teca del Mediterraneo, tra l'altro la Teca del Mediterraneo, diciamo, in questi ultimi due anni è stata anche itinerante, nel senso che grazie ad alcuni progetti dalla Teca del Mediterraneo ci si è spostati, con la volontà della Teca del Mediterraneo, nelle biblioteche di ogni provincia della Regione Puglia. Dottoressa Perrone. Buonasera a tutti. Ringrazio la Fondazione Di Vagno per l'invito, anche perché è stata per me l'occasione per riflettere un attimo su questi momenti che stiamo vivendo. Sinceramente la gestione quotidiana a volte ci travolge così tanto, e soprattutto per l'evoluzione normativa così frequente che diventa un ulteriore motivo di incertezza in questo periodo. La Teca del Mediterraneo, come diceva Anna Maria, è la biblioteca del Consiglio regionale della Puglia. Noi abbiamo una sede a Bari, in via Gentile 52, che è presso il nuovo palazzo del Consiglio regionale della Puglia, ma offriamo i servizi a tutto il territorio pugliese, sia direttamente con Abbiamo problemi di connessione anche con la dottoressa Perrone. Controlliamo subito, magari andiamo avanti e l'avvisiamo del fatto che andiamo avanti. Io passerei dalla dottoressa Perrone, passerei a parlare con la dottoressa Capozza. Io vi dico soltanto due parole. Prospero Fest. Prospero Fest negli ultimi anni ha portato a Monopoli una marea di personaggi, di scrittori, di persone, insomma, che valeva la pena andare a sentire, e quindi valeva la pena spostarsi per andare a sentire. Prospero Fest è organizzato dalla Biblioteca Rendella, e per parlarci appunto della Biblioteca Rendella c'è la dottoressa Capozza. Grazie, buonasera a tutti, e intanto ringrazio per l'invito da parte di noi tutti della biblioteca, da parte anche dell'amministrazione, perché noi siamo molto contenti quando possiamo parlare della nostra biblioteca, e anche perché brevemente volevo raccontare un po' la storia di questa biblioteca, nel senso, questa biblioteca nasce nel 1958, ma poi nel tempo ha dovuto chiudere per
quasi 11 anni negli ultimi tempi, proprio perché dovevano essere fatti una serie di lavori di ristrutturazione, e poi rinasce nel 2017. Rinasce nel 2017 e diventa un punto di riferimento per la città di Monopoli, perché tra l'altro è ubicata in una zona centrale, e proprio qui nel centro storico, in piazza Garibaldi, con una posizione anche paesaggistica interessante, perché siamo vicini al mare, al Porto Vecchio, abbiamo questa piazza Garibaldi che d'estate, in tempi pre-Covid, e si spera anche in futuro, piena di tanti turisti. E come diceva appunto la dottoressa, è oltre, diciamo, ad essere un punto di riferimento sia per quanto riguarda la promozione della lettura, ma anche come luogo di incontro, come laboratorio creativo, da ogni punto di vista, sempre a contatto degli utenti e sempre diciamo, a favore della comunità. Quindi la biblioteca incontra la comunità e la comunità incontra la biblioteca. Questo è il senso di questa biblioteca. E poi c'è questo festival che, come diceva la dottoressa, la prima edizione è avvenuta nel 2018, poi siamo riusciti a fare la seconda edizione nel 2019 con un, devo dire, grande successo. Sono intervenuti tantissimi ospiti, ma abbiamo coinvolto anche la realtà monopolitana con le forze del territorio, e poi quest'anno abbiamo provato a fare la terza edizione. Il nostro malgrado, siamo riusciti soltanto a fare una conferenza stampa, e poi un DPCM, uno dei tanti, ci ha dovuto, ha fermato un po' la macchina organizzativa con l'intento, speriamo di recuperare, se tutto va bene, nel 2021. Dottoressa Capozza, poi ripasso la parola alla dottoressa Perrone, però considerato che la dottoressa Di Turi ci ha già parlato di come ha vissuto in qualche maniera la Biblioteca dei Gemmis questo periodo, la domanda la faccio anche a lei. Come avete vissuto questo periodo e come lo state vivendo questo periodo di pandemia? Allora, chiaramente è stato un momento destabilizzante, immagino, quando è arrivato dopo l'8 marzo, è stato un momento di grande confusione per tutti, sia a livello umano che a livello professionale. Con il lockdown noi abbiamo comunque mantenuto attivi i servizi da remoto, e nonché cercato di creare, realizzare, proporre degli eventi digitali. Non abbiamo perso la rassegna del Maggio dei Giodelì, ad esempio, abbiamo proposto una serie di attività digitali che in quel momento non potevamo soltanto fare appunto in quella modalità. E poi abbiamo riaperto le porte dopo aver messo in sicurezza, aver applicato tutte le norme che il governo ci richiedeva, abbiamo riaperto le porte al pubblico il 30 di giugno. Abbiamo inizialmente riattivato solo i servizi di prestito e restituzione, e poi pian piano, gradualmente, abbiamo anche aperto le sale. Durante il corso dell'estate si può dire che abbiamo una ripartenza vera e propria. Abbiamo cercato di proporre solo di dare servizi tradizionali, ecco, della biblioteca all'utenza, però abbiamo cercato anche di inventarci nuovi modi, nuovi linguaggi, nuove possibilità. Hai capito poi per la ditta promo per quelle 5 agende che non sono state inserite nella fattura? C'è un'interferenza? Eccoci qua. Sentite? Aveva terminato, vero? Perché mi sembra di aver capito che aveva terminato. No, ho sentito un'interferenza, quindi non puoi capire se mi stavate sentendo. No, la sentiamo. Molto brevemente volevo chiudere. Abbiamo appunto cercato di portare la biblioteca al di fuori dalla struttura, dalla fisicità della biblioteca. Siamo andati in piazza e abbiamo portato una serie di esperienze laboratoriali che hanno coinvolto la comunità, proprio perché all'interno della biblioteca non era possibile far nulla per il problema appunto del Covid, e abbiamo conquistato la piazza, abbiamo conquistato le pertinenze esterne. Questo chiaramente è stato recepito in maniera positiva dai bambini, dalle loro famiglie e in generale dagli utenti, e abbiamo proseguito ancora oggi sia con una proposta di servizi digitali, assistenza da remoto per qualsiasi tipo di bisogno, ma attualmente noi siamo aperti sia con col prestito e la restituzione dei libri, tutti i vari servizi, più l'accesso contingentato alle sale studio e alle sale lettura. Quindi abbiamo provato, devo dire, tra chiusure e riaperture abbiamo resistito, abbiamo tentato di offrire i nostri servizi come meglio abbiamo potuto.
Grazie dottoressa Capozza, ma questo insomma lo facciamo anche qui, quindi noi resistiamo e resisteremo. Torniamo alla teca del Mediterraneo dalla dottoressa Perrone, perché prima c'è stato un obbligato. Dottoressa Perrone, parlavamo degli spazi della teca del Mediterraneo. Grazie. Sì, grazie Anna Maria, spero mi sentiate, ho provato a fare un collegamento di un altro tipo. Allora, dicevo, la biblioteca, la Teca del Mediterraneo, è la biblioteca del Consiglio regionale della Puglia e offre i suoi servizi al pubblico da ormai 25 anni, che non è una cosa scontata per una biblioteca consiliare, e con un target però di utenza un po' specifico tra professionisti e studenti universitari, perché per approfondire principalmente le materie giuridiche e economiche, che sono appunto quelle più prettamente attinenti alla funzione legislativa del Consiglio regionale. Ma negli ultimi anni anche il nostro catalogo è stato molto implementato anche sulla sezione delle identità pugliesi nei vari settori della conoscenza. E poi ci sono degli scaffali specifici dedicati alla formazione del cittadino, sull'ora di genere, l'integrazione, quelli che sono i valori alla base della nostra democrazia. È una fortuna per la nostra biblioteca avere una cooperativa di bibliotecari specializzati che gestisce servizi al pubblico, una dirigenza politica molto attenta che assicura i fondi, le risorse economiche per il rinnovo continuo del patrimonio, ma anche per tutte le strumentazioni e la logistica che, come vedremo, in questo periodo sono stati determinanti, perché appunto se si è pronti prima si riesce ad affrontare anche le situazioni più difficili. Quindi se tu mi dici, Anna Maria, io ho presentato in breve, vorrei che lei anticipasse, anzi che ci dicesse, come vi siete organizzati in questo periodo, per affrontare questo periodo. Allora, io veramente avevo preparato degli appunti già dei giorni scorsi, dimmi tu quando mi devo limitare. Più che altro volevo fare delle riflessioni anche un po' generali, perché appunto le situazioni, le abbiamo già notato, sono un po' parallele. Però appunto quando ci siamo trovati con la pandemia a marzo ad aprire le biblioteche chiuse, quello di cui ci siamo resi conto tutti quanti è che così come era necessario avere un piano sanitario, tutti hanno palesato che era necessario anche avere un piano culturale, un piano non per la singola biblioteca, ma appunto delle strategie più ampie, territoriali, nazionali e per non dire anche oltre. Ci siamo resi conto tutte delle carenze, è inutile dirlo che questo piano forse non esiste, questa visione è di ampio raggio, e l'abbiamo affrontato appunto con tanti strumenti, ma soprattutto con degli strumenti che erano stati costruiti nel corso del tempo. Per quello io prima facevo cenno alla fortuna che abbiamo come biblioteca del Consiglio regionale di avere diciamo un direttivo politico illuminato che ci permette di assicurare tutti questi servizi al pubblico. Io avevo evidenziato una decina di punti, comincio ad illustrarli e quando vuoi Anna Maria mi interrompi pure. Allora, in brevissimo riusciamo ad elencarli questi 10 punti? Questi punti ci servono a raccontare quello che sarà o quello che è? Ho bisogno di capire questo. No, è quello che è stato, diciamo, quello che abbiamo vissuto in questo periodo. Ovviamente quello che ci proponiamo per il futuro lo vediamo alla fine. Quindi, allora, per esempio... Sì, non è che li elenco tutti. Parto da quelli appunto più importanti, per esempio mi sono chiesta cosa abbiamo fatto in questo periodo, diciamo ne abbiamo approfittato come biblioteca, come bibliotecari, anche per riflettere un po' più lucidamente anche sulle nostre funzioni, su qual era il nostro ruolo e su qual era il nostro target specifico di utenza, sulla comunità a cui volevamo rivolgersi, perché questa riflessione iniziale, perlomeno per noi, perché siamo una biblioteca appunto un po' specialistica, ma nello stesso tempo con un ampio raggio, a differenza forse magari di una biblioteca comunale che ha dei target un po' più specifici, è sempre necessaria e va sempre rivista, appunto, vanno fatte delle riflessioni in merito. E a volte fermarsi, così come oggi, permette di riflettere su queste cose.
abbiamo diciamo anche recuperato degli arretrati che pure capitano, per esempio negli archivi cartacei, ma anche negli archivi digitali. A volte noi per esempio abbiamo una serie di fotografie che oramai sono tantissime. Nel periodo di aprile abbiamo contato solo una cartella in cui ne avevamo 17.000, che andrebbero tutte quante schedate, archiviate, e appunto in collaborazione, man mano, magari in determinati periodi ci si può più dedicare anche a queste cose. Oppure appunto è stato il momento per riflettere anche per una diversa organizzazione del lavoro. Noi che abbiamo 15 bibliotecari presso la nostra sede, e quindi assicurare i servizi al pubblico, l'apertura, il presidio delle sale, richiede un determinato tempo, poterlo utilizzare a volte. E io volevo vedere sempre il lato positivo delle cose, scusatemi, quindi abbiamo approfittato anche della pandemia. Voglio confermare che per esempio sono stati implementati i servizi di back office, quelli che a volte l'utenza non vede, che appunto non si sono fermati grazie alla tecnologia, e in questo senso la possibilità di avere della strumentazione, di dare la possibilità anche al personale di lavorare da casa in smart working con una strumentazione tecnologica, e poi con purtroppo gli accessi che ci sono poi sul territorio, gli accessi internet, voglio dire la linea, sappiamo bene le stesse problematiche che un po' vive il mondo della scuola praticamente, no? E dicevo, i servizi di back office che oltretutto assicuriamo anche a supporto della rete delle biblioteche, si pensi per esempio agli spogli delle riviste. E quindi questi non si sono fermati a beneficio di tutti. E un altro aspetto che volevo appunto sottolineare come rete di biblioteca è l'aumento che ho notato in questo periodo delle relazioni tra di noi, perché io stessa ho ricevuto tantissime telefonate, anche un po' da bibliotecarie con le quali ci sentivamo un po' di meno, per confrontarci anche. Nell'incertezza una voce amica fa sempre, diciamo, bene. Non vorrei dire mal comune mezzo gaudio, perché come dicevo voglio vedere il lato positivo della cosa, però è stato bello anche, diciamo, avere l'opportunità di confrontarsi su come affrontare, avere dei consigli, delle conferme e dei confronti anche con le altre biblioteche, perché a volte poi capita che nell'ordinarietà si viva un po' da soli e solitari. Ecco perché c'è comunque l'atto positivo di questa cosa. E io stessa ho cercato anche di capire un po' come si regolavano, per esempio, le altre biblioteche, le ex provinciali, che ora sono diventate regionali, no? E quindi ci siamo relazionati per capire anche, magari utilizzando a volte gli stessi software di catalogazione, e quindi anche le stesse modalità di accesso dell'utenza, per esempio il software Sebina utilizziamo noi, che permette la registrazione degli utenti. Fino ad oggi era fatta magari in sede con la presentazione del documento, si sono attrezzati anche loro per far fare un'iscrizione a distanza, magari con supporto telefonico del bibliotecario o ricevendo via email il documento. Però appunto ci siamo ingegnati anche a supportare questi momenti e nello stesso tempo a continuare ad essere vicini all'utenza, perché rivolgersi alla biblioteca non è soltanto consultare il patrimonio librario, e avere anche un bibliotecario in carne ed ossa con la quale appunto ci si possa relazionare e confrontare. Anna Vita, interrompo qui, focalizziamoci su questi punti, anche perché hai riportato all'attenzione dei termini che abbiamo già sentito negli interventi precedenti, quindi sinergia, riadattamento, collaborazione, il fatto di aver sottolineato, di aver sentito molti bibliotecari, devo dire che è una cosa che fa piacere a tutti, il fatto di non lasciarsi da soli ma costituire una rete, che è quella che effettivamente accade. Quindi torniamo a parlare poi di quello che ci aspettiamo nel futuro. Io vorrei parlare con l'assessora Delfine, che è l'assessora con delega alla cultura del comune di Putignano. Lì c'è questa biblioteca che è la De Micolis Angelini, tra l'altro anche molto bella. Noi ora faremo vedere delle fotografie degli esterni e qualcuno dell'interno, però ci piacerebbe capire anche come vi siete organizzati lì a Putignano, e soprattutto presentiamola questa biblioteca. Assessora.
D'accordo, intanto grazie. Grazie per l'invito, è stato inatteso e piacevolissimo. Spero riusciate a sentirmi, se ci sono problemi magari mi fate un cenno. La biblioteca di Putignano appunto sorge nel cuore del centro storico ed è un ex convento di Carmelitane. È molto bella esteticamente e stupenda da vivere, devo dirlo senza timor di smentita, tant'è che io sono diventata assessore nel giugno del 2019 e la biblioteca era chiusa da 2 anni per una serie di lavori che erano stati necessari all'interno. Va detto che negli ultimi 30 anni le amministrazioni che si sono avvicendate qui a Putignano hanno variamente avuto cura di questa biblioteca, quindi ottenimento di finanziamenti e capacità di reperirne nuovi e quindi necessità di chiusura e riapertura. Era chiusa da 2 anni e ce lo siamo dati sinceramente come amministrazione come primo obiettivo, cioè il settembre, immediatamente dopo il nostro insediamento, siamo riusciti a restituire, io dico, alla collettività la biblioteca con una innovazione nuova, probabilmente, ma sicuramente che è quella che ha animato e anima questa amministrazione, cioè quella di rendere la biblioteca un luogo per tutti e di tutti. Tant'è che abbiamo riaperto, sentivo prima parlare di festa, anche noi abbiamo fatto una festa di riapertura della biblioteca al pubblico. E gli obiettivi che ci siamo dati proprio per far sì che la biblioteca fosse vissuta, che non fosse soltanto un luogo dove entrare, prendere dei libri o organizzare conferenze, ma fosse un luogo che i cittadini potessero sentire come casa propria. Non vi nascondo che ho trasferito anche il mio assessorato in biblioteca. Dico che è un eremo, lo dico in tutta franchezza, ha un chiostro meraviglioso la mia stanza sul quale si affaccia la finestra e dico sempre quando poi devo tornare in comune e i miei colleghi e la sindaca invece si ritrovano con questo via vai di persone, la biblioteca è meravigliosa da questo punto di vista. Immaginate però che noi avevamo iniziato appunto questa apertura alla collettività stipulando delle convenzioni con associazioni o con per esempio l'Università della Terza Età, perché le attività che questi facevano fossero aperte al pubblico. Quindi è iniziato un 2019 e i primi 2 mesi del 2020 all'insegna appunto dell'apertura. Ovviamente marzo è arrivato per tutti. Non vi nascondo che anche la difficoltà mia di potermi vivere l'assessorato, perché l'obiettivo era quello di far venire anche chi doveva parlare con l'assessore lì in biblioteca, perché molti putignanesi non la vivevano la biblioteca, immaginate la gente di fuori, eppure è una biblioteca meravigliosa. Noi per esempio ci siamo impegnati anche a aumentare le sale di studio e lettura, perché oggettivamente eravamo che c'era una grande richiesta da parte degli studenti. Quando abbiamo riaperto nel 2019, le sale si sono immediatamente ripopolate di studenti che chiedevano di venire a studiare. A marzo abbiamo dovuto, come tutti gli altri, chiudere e io che ci sono comunque andata con tutti con tutte le attenzioni del caso, effettivamente era un tornare proprio indietro. Però in questi mesi abbiamo provato anche noi ad approfittare per completarla, cioè ripensare il completamento. A breve speriamo di uscire con un avviso pubblico, per esempio, per affidare una parte della biblioteca che si affaccia sul chiostro a un caffè letterario,
Oppure abbiamo trasferito una sala, la sala BIA, che si chiama così da noi, Biblioteca Amica, che è quella dei bambini, l'abbiamo trasferita al pian terreno, perché anche i bambini possano accedere direttamente a questo chiostro di cui vi parlavo. Abbiamo comunque provato a fare delle attività, anticipo il secondo quesito. In questi mesi noi abbiamo un festival molto bello dedicato ai bambini che si chiama Faville. Purtroppo non abbiamo potuto farlo in presenza dei bambini per il rispetto appunto delle norme, però abbiamo fatto aperti dei momenti di studio. Comunque abbiamo provato ad avere dei laboratori anche in quel caso con delle dirette dalla biblioteca. Purtroppo ci siamo dovuti adattare. C'è un servizio che ha riscontrato un inaspettato successo, però sono veramente contenta di questo, che si chiama Just Book. I dipendenti, ci sono un po' di dipendenti della nostra biblioteca che consegnano a casa i libri che i nostri utenti chiedono in prestito. Faccio una confessione. E chiudo. La Biblioteca di Putignano ha un patrimonio librario importante. Ci sono oltre 60.000 volumi. Abbiamo preso un finanziamento, quello ministeriale, di 10.000 euro e l'abbiamo dotata di ulteriori nuovi 500 volumi. La Biblioteca di Putignano purtroppo non ha un servizio informatizzato. Mi sono resa conto, diventando assessore alla cultura, che ancora oggi nella nostra biblioteca, con rammarico lo dico, ma prendendo in carico questo problema veramente come assessore, noi registriamo ancora i libri a mano. Un nostro utente non può assolutamente conoscere il patrimonio librario semplicemente con un click. In questo periodo l'emergenza è diventata veramente dilagante da questo punto di vista, veramente dilagante. Io dovevo rispondere a chi mi chiedeva: ho bisogno di un libro, voglio capire se c'è in biblioteca, chiama e chiedi. Me ne sono fatta carico e ho detto, in fase di preparazione di bilancio, che lo stiamo facendo, non voglio niente, voglio soltanto un programma, acquistatemi un programma che ci permetta di essere nel 2021. Grazie. Allora, se io la ringrazio di questa confessione, lei non l'ha potuta vedere, ma mentre lei parlava e si confessava, la dottoressa Di Turi faceva così con il ditino, perché non va bene. Sono sicura che poi vi sentirete e naturalmente porterete, diciamo, questo miglioramento alla Biblioteca di Putignano. Grazie. Noi stiamo parlando di promozione, la promozione della lettura e, insomma, quando si insegna una persona a leggere? Quando si è bambini. E allora da Putignano ci rispostiamo con Messano. Arriviamo qui con Stefania Liverini e parliamo della Biblioteca dei Bambini di questo paese. Prego. Eccomi qua. Buonasera a tutti. Grazie dell'invito. Vi saluto e sono molto contenta di vedere anche diciamo tramite web tante persone con cui abbiamo rapporti anche a distanza, sempre per la nostra biblioteca. Penso alla dottoressa Di Turi, con cui, diciamo, soprattutto nell'ultimo periodo ci siamo sentiti un po' più spesso. Sì, io sono stata invitata a raccontare appunto uno spazio della nostra biblioteca, che è in particolare un servizio della nostra biblioteca, che è quello dei bambini e ragazzi. Approfitto per fare una parentesi in generale sulla Biblioteca Civica Marangelli, perché come stava dicendo anche Filippo Giannuzzi, la città di Conversano ha diverse biblioteche e sicuramente l'istituzione della la Biblioteca Civica di Maria Marangelli è sicuramente un'istituzione importante, una istituzione prestigiosa da un punto di vista culturale e storico per la città di Conversano. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 60 anni appunto dell'istituzione della biblioteca ed è stata intitolata la nostra biblioteca anche, diciamo, Maria Marangelli, che è la prima donna sindaca nella provincia di Bari, ed si è distinta appunto proprio per aver coltivato, diciamo,
l'importanza della cultura, della lettura e della formazione anche nei più giovani. Quindi ha voluto la biblioteca e poi appunto è stata anche lei che ha lavorato affinché, diciamo, anche la biblioteca avesse dei luoghi prestigiosi ad accoglierla. Di fatto poi questa biblioteca civica ha visto nella fine degli anni 90 anche l'acquisizione con il protocollo d'intesa con la regione ANCI della parte appunto dell'ex CRESEC, quindi anche il patrimonio librario che era della biblioteca civica si è andato ad ampliare, nonché anche insomma ad acquisire anche dei nuovi dipendenti. Di fatto nel 2005 noi abbiamo avuto una, più o meno, insomma 2005, diciamo all'inizio degli anni 2000, c'è stata appunto l'apertura, o meglio, si è iniziato un processo che ha portato poi all'apertura della sezione dei bambini e dei ragazzi della città di Conversano, appunto oggi Biblioteca di Alice, oggi appunto Biba, che è questo spazio che appunto trova le radici nel passato, nel senso che c'è stato un moto, diciamo, proprio dal basso. Mi piace, cioè, proprio, diciamo, mi sembra importante ricordare che anche grazie a Maria Benante questo luogo, diciamo, si è formato, proprio perché ci ha seguito nelle prime fasi, insomma, di nascita della biblioteca. E che cosa è successo? Appunto c'è stato un movimento dal basso di cittadini, di genitori, che piano piano, diciamo, ha sentito la necessità, il bisogno culturale appunto di avere effettivamente uno spazio, un servizio anche per i cittadini più giovani, e quindi si è avanzata appunto la richiesta, che è durata appunto, è stato un percorso lungo che ha portato varie fasi, ecco, nella strutturazione della biblioteca. Oggi sicuramente lo spazio della biblioteca dei bambini è uno spazio che, diciamo, secondo me rassomiglia diciamo, a quello che deve essere un servizio della biblioteca, un vero servizio di biblioteca per ragazzi. Non è uno spazio solo dove, diciamo, d'incontro, ma è uno spazio organizzato e strutturato con tutti i crismi, appunto, che un servizio bibliotecario richiede. C'è stato un affidamento fatto appunto alla una procedura appunto che ha visto poi l'affidamento alla cooperativa Imago, che ci sta accompagnando. Questo è interessante dirlo, praticamente da febbraio avevamo appunto iniziato a lavorare alla nuova vita della biblioteca dei ragazzi, e quindi, diciamo, abbiamo iniziato a lavorare. Cosa si è fatto in quel periodo, diciamo, con la cooperativa Imago, cosa è diventata Biba fino adesso? È sicuramente un luogo organizzato, un luogo dove appunto la catalogazione, di cui, insomma, prima si parlava, finalmente, anche se la nostra biblioteca civica ha un grande patrimonio appunto di oltre 40.000 volumi, ma una piccolissima parte, grazie a un vecchio progetto della provincia, era stata, diciamo, rientrava appunto nel catalogo SBN. Grazie appunto adesso a questo lavoro con Biba abbiamo cominciato a catalogare i libri, però ovviamente specificatamente a questa sezione dei ragazzi, che comunque è andata a alimentare il nostro catalogo e a dare senso, se vogliamo, anche all'adesione appunto della città di Conversano al polo. Rispetto alla riflessione sull'oggi, quello che però mi sembra importante sottolineare è che questo spazio, soprattutto dal punto di vista degli adulti, viene visto, dei ragazzi, dei giovani, soprattutto come un luogo, diciamo, di incontro, le sale lettura, no? Il luogo dove è possibile, diciamo, incontrarsi, studiare, approfondire, e anche quindi un luogo che era stato connotato anche prima della nascita, diciamo, di Biba, era stato connotato soprattutto come un luogo dove le persone, gli studenti potevano andare a studiare, gli anziani potevano incontrarsi, prendere i giornali in prestito e quindi avere queste occasioni di socializzazione. Si capisce bene come nel momento in cui siamo arrivati a marzo con tutte le restrizioni, come dire, la biblioteca civica Maria Malangelli ha subito, è stato, diciamo, un attacco proprio alla propria identità di servizio culturale, perché è venuta meno quella che era appunto una sua caratteristica fondante, cioè l'essere il luogo dell'incontro, prima ancora essere il luogo dove si prendevano in prestito i libri. Quindi questo che cosa ci ha obbligato a fare?
da una parte diciamo abbiamo provato a recuperare un po' di tempo perso, nel senso che ci siamo resi conto che la biblioteca non, appunto aveva, veniva meno quella parte dell'identità della biblioteca, quel luogo della socialità e della condivisione. Abbiamo provato a rimettere al centro la biblioteca nel suo servizio appunto culturale, intesa proprio come servizio al prestito dei libri, alla possibilità di fare promozione della lettura. In questo parte appunto della, dei fondi di bilancio sono stati destinati anche per avviare un nuovo progetto di catalogazione in SBN, quindi per continuare quello che è stato già fatto per la piccola, per la biblioteca dei, dei più piccoli, e anche ovviamente si è fatto un'attività anche legata a quello che diciamo l'attività del prestito digitale, quindi con l'adesione alla piattaforma MLOL, che devo dire è stata anche una soluzione soprattutto nel, nel periodo, questo è stato fatto già insomma nella tarda primavera, e quindi che è diventato un servizio che ci ha permesso, tra l'altro, questa è anche una cosa interessante, ci ha permesso comunque di raggiungere un altro target di lettori, perché appunto purtroppo la Biblioteca Marangelli non aveva, diciamo, avuto grandi fondi per rinnovare il patrimonio librario. Invece adesso, a parte il fondo che diciamo ci ha permesso dei nuovi acquisti, ovviamente con il MLOL, quindi con la possibilità del prestito digitale, noi abbiamo potuto anche intercettare delle fasce di lettori che sono magari lettori forti, che sono i lettori che già usano le nuove tecnologie, e sono anche i lettori che hanno la possibilità di avere anche un'offerta da un punto di vista appunto della, dei titoli e dei libri sicuramente più aggiornata e estremamente variegata. E mi fermerei qui. Grazie. Grazie mille a Stefania Liverini. Cioè, ha ragione lei, le biblioteche sono luoghi di incontro anche, e a Bari c'è un luogo di aggregazione importantissimo per i ragazzi, per le ragazze, per le famiglie, ed è appunto la biblioteca dei ragazzi e delle ragazze, che si trova in un polmone verde, quindi nel parco di Largo 2 Giugno. Clementina Tagliaferro. Sì, salve a tutti, saluto tutti e a tutti, ringrazio per questo invito, ringrazio anche a nome dell'assessora Francesca Bottalico, che voleva essere con noi oggi in collegamento, ma impegni istituzionali l'hanno chiamata. Perché l'assessora al welfare del Comune di Bari? Perché questa biblioteca, che è la biblioteca dei ragazzi e delle ragazze della città di Bari, è un servizio sostenuto e finanziato dall'assessorato al welfare e gestito dal 2012 in convenzione da una cooperativa, la cooperativa sociale Progetto Città. Il fatto stesso appunto di essere un servizio come una biblioteca di pubblica lettura per i ragazzi finanziata dall'assessorato al welfare ci fa già intravedere la connotazione di questa biblioteca, che è una connotazione a fortissima valenza sociale. Lo diceva già Stefania per quello che riguarda la biblioteca ragazzi di Conversano, le biblioteche ragazzi e soprattutto anche tra di noi, che c'è anche uno scambio, abbiamo fatto anche percorsi formativi insieme, l'idea che ci accomuna è quella che le biblioteche siano luoghi di incontro, di socializzazione, luoghi in cui non soltanto ci si incontra con i libri e tra i libri, ma ci si incontra anche tra persone, insieme si costruiscono, si immaginano scenari futuri, si scambiano progettualità. La visione di questa biblioteca è la visione in cui al centro c'è la lettura, i percorsi, le storie con i libri che servono e che ci indirizzano e che ci guidano anche nella costruzione di percorsi di coesione sociale, di percorsi di costruzione di reti e di comunità educanti. Questa biblioteca è una biblioteca a scaffale completamente aperto, abbiamo la fortuna di essere all'interno del parco cittadino, del parco di Largo 2 Giugno, e ovviamente questo ci aiuta anche nel poter fare delle attività anche all'esterno. Abbiamo una grandissima zona anche verde in cui durante l'estate mettiamo in campo anche delle attività rivolte non le famiglie, questo lo facciamo durante tutto l'anno, ma anche ai nonni, alle persone anziane che vivono e frequentano questo luogo. Dico questo per dire che comunque, per quanto questa biblioteca sia una biblioteca per i bambini, per le bambine, per i ragazzi e le ragazze, è anche un luogo di incontro del sistema complessivo delle famiglie.
La declinazione del nome di questa biblioteca ci riporta ad un'attenzione che la biblioteca ha sempre avuto dall'inizio, dalla sua nascita nel 2002 all'interno di questa struttura nel Parco di Lago di Giugno, che è un'attenzione ai percorsi della differenza di genere e delle pari opportunità. Anche se tutto il catalogo, diciamo, complessivamente della biblioteca, cerchiamo, per quanto insomma non sia vastissimo, abbiamo circa un patrimonio di circa 10.000 libri, tutto nel polo OPAC, guidati anche dalla mano esperta di Marilisa Di Turi, è un catalogo che abbraccia tutti i generi letterari. Una cosa mi piace sottolineare è l'attenzione che questa biblioteca dall'inizio ha avuto, come dicevo, non soltanto nell'essere una piazza del sapere, come ci diceva Antonella Agnoli nel 2012 quando partimmo, ma anche una visione chiara nel pensare e nell'immaginarci come servizio che possa avere un senso nel territorio soltanto se è un servizio che può dire un servizio di rete con ciò che accade anche fuori allo spazio fisico della biblioteca. E in questo senso la biblioteca diventa anche il luogo di incontri, non soltanto della scuola e delle famiglie, sistemi prioritari, ma abbiamo abbracciato in percorsi anche tutti i servizi del welfare diffusi in città, e questo ha voluto dire necessariamente allargare un orizzonte di intercettare e promuovere delle attività anche insieme a, come dire, accogliendo bisogni e fragilità specifiche, andando anche noi in decentramento nei luoghi e non soltanto aspettando che gli utenti e i bambini arrivino in biblioteca. Questa dimensione del decentramento, questa dimensione di essere in rete sul territorio, ci ha portato con l'assessorato al welfare nel 2015 a creare una rete di promozione lettura con l'anno di inclusione sociale che si chiama Bari Social Book. È una rete che coordina la biblioteca dei ragazzi e delle ragazze, che mette in rete oltre 300 tutte le biblioteche della nostra città, le case editrici, le librerie, le associazioni, i servizi welfare, i promotori della lettura. E questo è un percorso per noi molto bello e molto importante, che ci ha anche aiutato nei tempi passati e presenti di emergenza pandemica a diffondere e a continuare il lavoro di promozione della lettura sul territorio, perché abbiamo anche noi attivato subito MLOL e quindi la biblioteca dei ragazzi è presente sul portale MLOL con le sue offerte, però ci siamo anche attivati nel portare all'esterno, dove era possibile all'esterno incontrarsi e continuare a fare dei percorsi di lettura, appunto le nostre proposte, sia di incontro con gli autori e con le autrici, che è una cosa che noi abbiamo sempre fatto dall'inizio, ma anche provare a avere dei momenti di letture animate con i bambini e con le famiglie, sia nei punti così chiave sul territorio che costituiscono appunto i punti della rete Bari Social Book, anche attraverso un progetto recente che risponde anche ai bisogni di questo periodo, che ha attivato l'assessorato al welfare, che è quello di queste due biciclette che abbiamo chiamato le biblioteche, che vanno in giro per la città, non soltanto a fare momenti di animazione della lettura, ma anche abbiamo attivato il servizio di bibliodelivery, per cui per le fasce, per le categorie, per i soggetti, per i nostri utenti, per i bambini e per le bambine in difficoltà, che hanno difficoltà a raggiungere, in fragilità, che hanno difficoltà a raggiungere la biblioteca porta a casa i libri. Altro servizio che abbiamo attivato rispondendo a questo momento di emergenza, sempre con l'assessorato al welfare, abbiamo durante il periodo natalizio promosso attività di letture animate nei condomini. Quindi abbiamo lanciato questa call, i condomini che hanno risposto, i bambini sono scesi giù all'interno dell'area condominiale e i bibliotecari, ma anche attori, promotori della lettura, sono andati e hanno realizzato momenti di letture animate. Credo che l'importanza di essere in rete per noi in questa fase, per esempio, è stata molto, molto sentita, molto cogente e molto forte
il rapporto in rete che le biblioteche delle associazioni italiane biblioteche hanno sul territorio. La biblioteca dei ragazzi è appunto presidio di Nati per Leggere, ad esempio per l'area metropolitana, ma con AIB Puglia, per esempio, in questo periodo di lockdown e soprattutto nella prima fase è stata straordinaria la sinergia, perché AIB Puglia si è attivata per capire come potessero essere fatte delle letture ad alta voce senza incorrere nei rischi sia e comunque nel copyright, che è una fase forse diciamo più tecnica ma assolutamente fondamentale. E quindi ci sono dei titoli che sono stati, come voi ben sapete, poi liberati, ci sono molte case editrici che hanno concesso l'utilizzo e la possibilità di leggere gran parte del loro patrimonio, e quindi questo ci ha guidato anche nel fare sentieri e percorsi di lettura che potessero essere messi in sicurezza anche messi online. Quindi la rete e la necessità di stare insieme credo sia il tratto dominante che ci ha aiutati anche un po' a mettere in campo servizi in qualche modo innovativi durante il periodo del lockdown. Maria, io avrei finito, poi ti parlo del futuro. Bellissimo, diciamo, quello che sta venendo fuori da questa conversazione, cioè la volontà di lavorare tutte le biblioteche hanno la stessa volontà che è quella di lavorare per il fruitore finale, quindi per il lettore. Poi è bellissima questo venire fuori, no? dai palazzi, per incontrare, andare incontro alle persone che in questo periodo non possono entrare in biblioteca. Quindi è stupendo l'idea di collaborare, di lavorare in rete in questo modo e di avvicinarsi agli altri. Prima di farvi la domanda, faremo un giro velocissimo sul futuro per chiudere l'incontro, io però vorrei farvi ascoltare due studenti che sono Niccolò Galluzzi, che è uno studente di storia dell'Università di Bari, e poi abbiamo una ragazza che ci ha scritto, che ci ha mandato in realtà il suo video da Torino, ed è Serena Montanaro. Loro parlano di biblioteca come spazio sociale, di biblioteca democratica, di biblioteca che è un luogo per la concentrazione, è un spazio sicuro, così l'hanno denominato. Prego. Ciao a tutti, io sono Niccolò Galluzzi e studio storia all'università. Proprio per storia e ricerca sono un assiduo frequentatore di biblioteche, o almeno lo ero fin quando non le hanno chiuse. Ecco, questa sospensione delle biblioteche ha sicuramente recato un danno a studenti, a ricercatori, professori, ai ragazzi costretti a stare in casa o che non possono accedere a libri di un certo valore economico. E per questo bisogna lavorare su ostacoli che erano preesistenti: l'innovazione con la digitalizzazione, gli investimenti sul personale o sul rendere più fruibili i servizi di prestito e consultazione. Ma io voglio porre l'attenzione su un nodo fondamentale, e cioè il fatto che la biblioteca è uno spazio sociale. Nella biblioteca non solo si studia oppure si prende in prestito un libro, ma si impara, si gira fra gli scaffali e si scopre, ci si confronta con gli altri. Ecco, quando vedo biblioteche chiuse con orari ridotti o con un'accessibilità solo per un'utenza specifica, diciamo, penso che il patrimonio, l'opportunità che abbiamo a disposizione non viene espressa a dovere. Allora, se si ritiene, ed è vero, che l'accessibilità ai luoghi di cultura e formazione è davvero strumento di emancipazione, di eguaglianza sociale, allora mi auspico che dopo la pandemia ci sia l'opportunità delle biblioteche di aprirsi anche oltre il loro spazio fisico, non solo a delle figure professionali ben definite, ai loro utenti classici, ma a tutta la società. Grazie. Ho deciso di portare la mia testimonianza da Piazza Carlo Alberto a Torino, perché alle mie spalle c'è la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e di fronte a me il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano ospitato a Palazzo Carignano. Sono due spazi che non ho potuto ancora visitare da quando vivo qui, da circa 2 mesi, perché sono chiusi. E durante il lockdown non ho usufruito di nessun servizio bibliotecario, ho smesso di frequentare la biblioteca in cui preparavo la mia tesi magistrale da marzo, da quando appunto siamo entrati in lockdown, e ho risentito molto della impossibilità di avere un luogo adeguato per la mia concentrazione, un luogo dove potessi isolarmi adeguatamente, dove fossi anche circondata da persone che come me stavano preparando i loro esami o scrivendo le loro tesi. Gli ambienti delle biblioteche sono spazi sicuri e sono spazi che in qualche modo consentono l'autonomia
nella formazione. Se non ho uno spazio adeguato in casa, una biblioteca diventa fondamentale. Se non posso accedere ai libri facilmente perché non posso comprarli, una biblioteca è uno spazio fondamentale e necessario. Io mi aspetto che nel prossimo mese gli spazi vengano adeguati per ospitarci. Se lo spazio di una fabbrica può essere organizzato per il lavoro in sicurezza, anche una biblioteca può ospitare in sicurezza i suoi utenti, e deve, perché venendo meno questo servizio vengono meno le basi di un diritto allo studio e alla formazione, che è quello che probabilmente ci consentirà più facilmente di venire fuori da questo impasse dell'esistenza globale. E allora Nicolò Galluzzi parlava di eguaglianza sociale, e quindi le biblioteche devono aprirsi, e invece Serena Montanaro parlava di, nel futuro, sperava che andava in spazi adeguati per accogliere un numero giusto di studenti e quindi garantire agli studenti il diritto allo studio. E allora parliamo del futuro, lo facciamo velocissimamente. Io partirei dall'assessora Delfine perché sono un impegno, diciamo, un impegno di qualche mese nella stanza a fianco, quindi vorrei cominciare da Putignano. Grazie infinite per la comprensione. Io vi dico solo questo, attendo fiduciosa la telefonata della dottoressa Di Turi, che ho capito mi aprirà uno scenario nuovo per la biblioteca di Putignano, però vi dico solo questo in conclusione. Putignano può e deve ripartire per la promozione dalla lettura da un patto. Noi abbiamo stipulato a fine gennaio del 2020 un patto per la lettura. E a questo patto hanno aderito le scuole di Putignano, hanno aderito le librerie di Putignano e diverse tante associazioni culturali. Ho convocato il tavolo la prossima settimana. Ho detto loro che l'assessorato dà soltanto un atto di indirizzo. Mi piacerebbe festeggiare in tutte le salse possibili i 700 anni dalla morte di Dante. Però lascerò loro la possibilità di proporre all'assessorato qualunque attività che possa servire per promuovere la lettura, per promuovere la biblioteca, dentro e fuori le mura della biblioteca stessa. Grazie, assessore. Allora corra dai suoi gemelli perché la stanno aspettando. Io passerei la parola direttamente alla dottoressa Di Turi, così può risponderle. Va bene, senz'altro ci sentiremo presto, anche perché la biblioteca di Putignano è una delle prime che è entrata in SBN con noi e ha già un programma di catalogazione attivo. Le utenze sono attive perché le curo personalmente e sono a disposizione per qualsiasi informazione le occorra, per poter aprire di nuovo alla catalogazione il patrimonio librario della Biblioteca di Putignano, che è ricchissima, io la conosco bene. Ne sono convinta, ci sentiremo presto. Tra l'altro, per lo sviluppo dei programmi futuri, sempre nel piano strategico metropolitano, ho sentito le colleghe che parlavano di piattaforme digitali. Condivido pienamente il loro entusiasmo, perché effettivamente avvicina i lettori, non i lettori diciamo abituati a frequentare le biblioteche, ma altri lettori, lettori forti, lettori di narrativa, al mondo proprio del digitale. E queste piattaforme noi le renderemo disponibile un'unica piattaforma per il Polo SBN Terra di Bari, a cui potranno accedere sicuramente in primis tutte le biblioteche comunali, ma successivamente anche tutte le altre biblioteche, sono 57 ormai che fanno parte del territorio, in modo da poter contribuire con anche un piccolissimo budget alla base dati e poter usufruire
sia dei contenuti commerciali, ma soprattutto dei contenuti open, che sono importantissimi. Tra l'altro, noi vorremmo proprio attivare per tutte le biblioteche anche l'edicola online, che permette la lettura dei quotidiani, la lettura dei periodici, delle riviste, che è un servizio che piace moltissimo a una tipologia molto variegata di lettori. Questo, diciamo, è la prospettiva futura, perché dobbiamo sempre convivere con il digitale, anzi adeguarci sempre più a questi nuovi modelli, coniugando però anche altre forme di contatto con i nostri lettori. Noi, per esempio, apriremo presto una piccola sezione dedicata ai ragazzi. È diciamo, la prima volta per noi, perché abbiamo un altro tipo di tradizione, ma lo facciamo con grande entusiasmo. E con l'aiuto sicuramente delle altre biblioteche specializzate, e speriamo dell'AIB anche, con qualche buon suggerimento, perché sicuramente abbiamo bisogno di essere in rete tutti e di collaborare, per poter migliorare anche l'indice di lettura, che è altissimo nel nostro paese. Quindi dobbiamo cercare di darci da fare di più. Questo è, diciamo, l'augurio per il futuro, e sicuramente molte idee verranno dai colleghi, che sono bravissimi e sono molto collaborativi in realtà. Grazie, dottoressa Di Turi, grazie mille anche per aver partecipato. Grazie Dottoressa a Perrone, lei, cosa grazie a c'è? tutti. Cosa c'è, dottoressa Perrone, nel futuro della Teca del Mediterraneo? Grazie Anna Maria. Io ancora una volta non mi limito al futuro della Teca del Mediterraneo, ma mi faccio un po' portavoce di tutte le biblioteche per lanciare un appello, appunto, non sprecare quello che la crisi ci ha costretto ad apprezzare e non perdere quello che abbiamo guadagnato in questi tempi, sotto tutti i profili, quello sociale, quello umano e quello organizzativo anche. Una riflessione specifica volevo fare per il digitale, perché appunto in questa fase ci è servito, ma non va enfatizzato, perché il digitale unisce ma anche divide, sia per le problematiche che ci sono, che abbiamo in parte già accennato, e sia perché appunto poi purtroppo tralascia quell'aspetto del contatto fisico, del contatto con il bibliotecario e dell'empatia che diciamo, è necessaria all'essere umano stesso. Sempre riflettendo sul digitale, volevo condividere una riflessione sulla comunità di riferimento, che non è la stessa, non è la stessa cosa avere gli utenti fisicamente in sede, e invece appunto sul digitale se ne possono avere degli altri diversi, tenuto conto però appunto, come si accennava, del divario economico, delle possibilità di accesso, delle competenze, della partecipazione. Ora qua non abbiamo parlato per esempio delle vendite online, noi ci siamo anche su quell'aspetto creati e ricreati, abbiamo raggiunto pubblici diversi, ne abbiamo persi altri. Diciamo, per il futuro, per esempio, di sicuro abbiamo imparato che gli eventi li faremo misti, quindi chi vuole viene in presenza, chi gradisce, chi con l'opportunità emotiva dell'essere in presenza, però la biblioteca offrirà la possibilità invece di seguire sempre gli eventi da casa, tramite la nostra piattaforma, tramite i profili social, così come oggi. Volevo lanciare un appello, diciamo, per la parte un po' politica, ma generale, in questo periodo, quando le biblioteche sono state chiuse, diciamo, nessuno ha fatto la rivoluzione, però sicuramente è venuta fuori il sentimento comune che le biblioteche sono necessarie per ricostruire la comunità e il senso civico, ma anche per dare un senso a volte alla vita di ciascuno di noi e per accettare la diversità, ed in particolare la diversità di pensiero, che in questo periodo, anche per la situazione internazionale, ma sempre è importantissima. E un ultimo appunto, per chi vuole approfondire, volevo segnalare un rapporto che sul sito dell'AIO, proprio sulla tematica che stiamo approfondendo oggi, un'agenda bibliotecaria europea nell'era del post-Covid-19. Questo rapporto, appunto, è disponibile sul sito dell'Associazione Italiana Biblioteche. E ha degli appunti su cinque normalità sulle quali ragionare. Grazie ancora.
Grazie, grazie mille, Danna Vita Perrone, grazie anche a lei per aver partecipato. Ci spostiamo a Monopoli. Il futuro della Rendella qual è? Dottoressa Capozza. Proprio questa mattina, guardi, abbiamo fatto un briefing con l'assessore Cultura, l'assessore Perricci, un briefing anche con la cooperativa che ci fornisce i servizi bibliotecari. E quindi stiamo proprio in questi giorni, stiamo cercando di buttare giù una programmazione, sia per il prossimo futuro, sia quello che poi sarà in futuro, cioè quando il Covid finalmente insomma, sarà andato via dalle nostre vite. Chiaramente noi continueremo a insistere sul digitale, però cercando di non riempire troppo il web, perché in questo momento chiaramente tutti vogliono essere presenti e c'è nel web un grande affollamento di iniziative. E quindi sicuramente continueremo con gli eventi digitali, continueremo a potenziare i nostri servizi digitali con la piattaforma Monol che avevamo già promosso, attivato in tempi non sospetti, pre-Covid, e poi abbiamo utilizzato in questo periodo. Proprio ultimamente abbiamo attivato l'emeroteca digitale, l'edicola di un uomo, come ci diceva Marilisa. Io credo che il futuro prossimo quindi è fatto per la Rendella, ma credo anche per tutte le altre biblioteche, di iniziative che dimostrino presenza, che cerchino di dare informazioni, che cerchino di arrivare alle persone e trasmettere qualcosa alle persone in un momento in cui un luogo fisico ancora non può essere vissuto. Però la vera conquista sarà quella di, sembra un paradosso, riconquistare il fisico. E quindi noi abbiamo tantissime persone che ultimamente ci chiedono: ma quando potremo tornare in biblioteca per incontrarci, per parlare, per scambiare opinioni? Quindi ritornare a fare quello che prima era normalissimo e davamo per scontato. Quindi credo che la vera sfida sarà quella, e la sfida anche sarà quella di continuare a mantenere questa grande rete fra biblioteche, bibliotecari, tutti coloro che operano nel mondo della biblioteca, per cercare di scambiare quanto più possibile le buone pratiche. Noi in un periodo diciamo di forte crisi pandemica abbiamo potuto contare sull'assistenza di Marilisa, ci siamo anche confrontati con i colleghi della biblioteca di Barletta, quindi io stessa mi sono confrontata anche con altri colleghi pugliesi, per cui è fondamentale che questo ci sia ancora nel futuro. E poi è importante quindi ritornare a essere presenti, però presenti nel modo in cui la comunità si aspetta che noi appunto noi si possa essere. Grazie, dottoressa Capozza. Io sono sicura che nel momento in cui potremo rivederci fisicamente, quindi potremo effettivamente toccarci, la risposta sarà grande e lo sarà, perché c'è voglia di incontrarsi in posti poi, insomma, privilegiati come sono le biblioteche. E quindi grazie anche a lei per aver partecipato. Quando parliamo di futuro, parliamo di bambine, parliamo di ragazzi. Biba, Stefania Liverini. Sì, allora noi per la biblioteca dei bambini, diciamo, alcune cose già, diciamo, rispetto al prestito sono già attive, nel senso che noi abbiamo già avviato la possibilità di, appunto, di dare in prestito i testi, quindi con la consegna anche dei libri. Apriamo una piccola, diciamo, per garantire tutte le misure di sicurezza, c'è cioè un ingresso laterale, una porticina laterale antica che viene aperta, e quindi è da lì che noi poi effettuiamo il prestito a chi ovviamente ci chiama oppure manda una mail per poter ricevere i libri. Quindi questo sicuramente continueremo a farlo, così come il prestito anche per la sezione degli adulti. E ci sono una serie di iniziative che appunto la biblioteca sta facendo anche nel periodo di Natale, che ha provato a fare anche attraverso l'utilizzo della rete, con le letture al telefono, con le letture attraverso le varie piattaforme. Però ecco, diciamo, il nostro obiettivo prossimo è sicuramente quello di far crescere la comunità di riferimento di Biba, perché come dire, nel momento in cui è nata questa biblioteca, diciamo, in forma, ripeto, come una biblioteca, come un servizio culturale, come un servizio pubblico, di fatto è stata chiusa al pubblico. Quindi diciamo, abbiamo la necessità in questo momento di costruire la comunità di riferimento di questa nuova biblioteca, di questo nuovo servizio culturale. Abbiamo immaginato, stiamo lavorando su delle ipotesi appunto di coinvolgimento ovviamente delle scuole, quindi pensiamo adesso delle forme per entrare ovviamente
non direttamente nelle classi, ma entrare a scuola anche attraverso il lavoro delle insegnanti e anche attraverso appunto le famiglie stesse. E poi, oltre questo, secondo me un'altra strada che vedremo un po' adesso con il nuovo, con i nuovi decreti, che cosa ci permetteranno di fare, però sicuramente un'altra idea sulla quale stavamo ragionando era anche la possibilità di avere come spazi culturali, parliamo del nostro polo museale di cui aveva parlato già l'assessore prima, ma anche appunto della biblioteca, come dei luoghi che possano essere a servizio anche delle scolaresche, che in questo momento sappiamo bene quanti problemi hanno anche di spazi e quindi di possibilità appunto di poter svolgere attività curricolari anche in altri luoghi. Vediamo adesso, aspettiamo le novità e prepariamoci insomma ad accogliere con quello spirito che è sicuramente quello, diciamo, la nota positiva emersa da questo incontro, che è ovviamente lo spirito di collaborazione e l'interesse a guardarsi reciprocamente appunto per imparare anche dagli altri. Grazie. Grazie Stefania Liverini. Clementina Tagliaferro, il futuro della biblioteca dei ragazzi e delle ragazze. Allora, il futuro, auspicando appunto che ci si possa rincontrare e riabbracciare al più presto, nel frattempo resistiamo continuando a offrire servizi da remoto, quello che riguarda le letture animate. E il servizio prestito è fortunatamente stato riattivato con l'ultimo DPCM, per cui continuiamo a farlo rispettando tutte le normative. Abbiamo ripreso quella che per noi era un'attività consolidata negli anni, che è il rapporto con le scuole. Pensavamo che quest'anno sarebbe stato difficile, invece abbiamo avuto una grande risposta e una grande richiesta dalle scuole, per cui riprenderemo proprio dalla prossima settimana i nostri appuntamenti a supporto alle attività didattiche e ai nostri percorsi di lettura da fare insieme ai ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Una cosa che non ho detto prima è che abbiamo a fine ottobre, proprio quando poi abbiamo dovuto richiudere la frequentazione fisica della nostra biblioteca, ma abbiamo inaugurato uno spazio specifico, una zona dedicata agli adolescenti come attrezzature, come patrimonio librario, anche come forte supporto informatico per gli adolescenti nell'ambito del community library. La biblioteca dei ragazzi e delle ragazze di Bari è una delle 12 biblioteche del progetto Colibri del comune di Bari, e quindi abbiamo inaugurato questo spazio e noi speriamo in questo immediato futuro di renderlo sempre più vivo e con i ragazzi in presenza, seppur in modo contingentato. Il 13 febbraio abbiamo l'ultimo appuntamento del Festival di Colibri, un festival fatto di incontri con autori, momenti di formazione, ma anche momenti seminariali come questo con la direttora della Passarelli di Sinos. Il 13 di febbraio un appuntamento seminariale sul diritto di leggere. Il co-working è al centro delle nostre attenzioni e quindi ci piacerebbe sempre di più andare in questa direzione, nella biblioteca come accesso e possibilità appunto di condivisione. E lasciami dire due ultime cose molto velocemente. Il comune di Bari, con l'assessorato al welfare e la rete Bari Social Book, presenterà il patto della lettura del comune di Bari con il CEPEL all'inizio di febbraio. 158 enti per il momento hanno aderito, sarà un ulteriore momento di ripartenza su progettualità nell'ottica, come dicevamo all'inizio, della lettura come volano di inclusione sociale. E speriamo di riprendere a veleggiare al più presto con la nostra biblioparca, che è uno spazio sociale di lettura che come Bari Social Book abbiamo attivato, una biblioteca galleggiante su una barca a vela confiscata alle mafie, ed è un progetto che facciamo insieme al Ministero di Grazia e Giustizia, un patrimonio tematico specifico sul mare e l'accoglienza, e speriamo a riprendere a fare villeggiate con gli autori, con i bambini, le bambine e le famiglie, come dire, superando questo momento e andando oltre la linea d'ombra, sperando in un futuro migliore. Grazie Clementina Tagliaferro. Aspettiamo tutti quanti un futuro diverso e ci aspettiamo delle notizie diverse. Intanto
parliamo di futuro e chiudiamo l'incontro lasciando la parola alla persona che l'aveva aperto questo incontro, quindi Filippo Giannuzzi. Ero intervenuto dicendo farò un intervento brevissimo, ma è stato ancora più brevissimo di quello previsto, data appunto le difficoltà che ogni tanto la rete ti mette di fronte. Clementina, permettimi una Maria, Clementina parlava del CEPEL e io colgo l'occasione per fare gli auguri al nuovo presidente del Centro per il Libro per la Lettura, che è un caro amico, che è Marino Sinibaldi, che penso insomma farà un eccellente lavoro. No, chiudo con parlando di futuro, abbiamo sentito. Penso che dunque l'idea di leggere parole è quella di attraversare il mondo della cultura, il mondo degli istituti di cultura, delle biblioteche, degli archivi, facendo parlare i protagonisti per capire che cosa è successo e che cosa succederà, che cosa ci aspetterà. Questo è il senso, e penso che sia stato colto benissimo da tutte le partecipanti questo pomeriggio, e continuerà nei prossimi appuntamenti. Perché? Per riflettere su che cosa essenzialmente? Sulle due grandi sfide che ci attendono. Siamo tutti d'accordo nel dire che e nell'auspicare il ritorno alla dimensione fisica, alla dimensione solida, alla presenza delle persone, a guardarci negli occhi, a sentirci, a usarci, perché è indispensabile, è fondamentale, è necessario, è dentro la natura umana. Però si è aperta un'altra strada, si è aperta una nuova strada che è legata all'innovazione, da un lato delle infrastrutture che sono necessarie per poter offrire dei servizi decenti, non dico eccellenti, ma decenti, e l'altra ancora più importante è l'innovazione nei linguaggi. È inutile, insomma, siamo a un momento di svolta e nella fruizione e nell'offerta culturale questo momento è un momento importante, perché si svilupperanno dei nuovi linguaggi. Credo che sia fondamentale il lavoro. Noi qui a Conversano lo facciamo in sinergia con il comune in questo scambio di attività tra biblioteche diciamo, normali, tradizionali, e la biblioteca dei bambini, e l'attività che il festival, che Lecto Fabula fa ogni anno con la sezione, che non è una sezione a parte, una sezione minima, ma è il cuore anche del festival, che è rivolto alle scuole e soprattutto rivolto ai giovani lettori. Ecco, in questo tipo di lavoro, cioè preparare le giovani generazioni alla cultura, alla lettura, a formarsi e ad affrontare la vita, e risiede poi alla fine tutta la nostra attività. Ed è chiaro che se non adeguarci alle modalità di linguaggio, di apprendimento delle giovani generazioni, guidarle capendo, comprendendo che sta cambiando il mondo. Ecco, queste sono le sfide che ci attendono tutti, e l'invito a tutti gli operatori della cultura è quello di continuare poi appunto di incontrarci, di vederci, di stare in rete per scambiarci questo tipo di informazioni, per capire che cosa succede in un posto piuttosto che in un altro.
Grazie Filippo, io invece faccio un altro tipo di invito, non prima di avervi salutato da parte, di avervi dato il saluto da parte dell'avvocato Gianvito Mastroleo, il presidente della Fondazione Divanio, che ci teneva a salutarvi caramente, a salutare le partecipanti. Io faccio un altro tipo di invito, lo faccio sia alle partecipanti sia a chi ci ha seguito sino a questo momento, cioè l'invito è quello di insomma, intervenire, di osservare, di partecipare come pubblico al prossimo incontro di Leggere Parole, che si terrà martedì 19 gennaio alle 16.30 sempre, e il tema sarà terza pagina, leggere la cultura. Intanto un grazie a tutte le biblioteche, a tutte le rappresentanti delle biblioteche che hanno partecipato questo pomeriggio, grazie per essere stati con noi, grazie a tutti, arrivederci. Tanto varrebbe prestarmi le vostre scarpe o i vostri guantini da box, disse Jules. Grazie, è tutto troppo grande per me. Risalire quel fiume era come viaggiare indietro nel tempo, sino ai più lontani albori del mondo. Grazie a voi, grazie a tutti. Quando la riusciva sfrenata sui mulati in maniera che una storia apparentemente inverosimile possa reggere come una semplice realtà. I lunghi tratti di quel mondo sono procedito con delle sofferenze. Sei uno sciocchino, e adesso sta zitto. Sulle secchie argenti. E intanto sorridi.